Il presente video ha un mero scopo illustrativo in merito alle fasi di lavoro e non sostituisce le istruzioni ufficiali di montaggio ed uso. Prima di iniziare i lavori, leggere ed applicare le istruzioni d'uso e di montaggio, ed in particolare le avvertenze di sicurezza ivi riportate. Il cambio dei giunti di traino a sfera, degli ammortizzatori di inerzia o delle barre di trazione fa parte delle operazioni basilari di manutenzione e riparazione. Per la sostituzione dell'ammortizzatore di inerzia e dei giunti di accoppiamento di traino a sfera, spostare il soffietto all'indietro, allentare il raccordo a vite ed estrarre successivamente il giunto. Allentare ora il raccordo a vite posteriore dell'ammortizzatore posto sull'alloggiamento ed estrarre il vecchio ammortizzatore di inerzia dalla barra di trazione. Successivamente, inserire il nuovo ammortizzatore del dispositivo inerziale con il lato di pressione in avanti nella barra di trazione fino a quando l'asola posteriore dell'ammortizzatore d'inerzia non sarà in linea con il foro oblungo della barra di trazione e con il foro nell'alloggiamento. Poi avvitare e serrare. Per il montaggio dei giunti di accoppiamento a sfera è consigliabile far coincidere con un giravite o un perno il foro posteriore nella barra di trazione con la bussola dell'ammortizzatore di inerzia, mantenendo nella posizione con un perno. Montare quindi il giunto sferico e inserire il perno posteriore dall'alto verso il secondo perno. Successivamente montare le viti anteriori, avvitare e serrare i nuovi controdadi, il giunto risulterà così montato. Tirare infine il soffietto sopra il raccordo a vite. Per garantire un funzionamento sicuro e perfetto, occorre utilizzare solo parti di ricambio originali BPV.